Buongiorno, ci siamo lasciati la scorsa lezione con Cartesio che attraverso l'esercizio del dubbio metodico, arrivava a scoprire la sua prima evidenza, la sua prima idea chiara e distinta, e cioè il fatto che egli è sostanza pensante, cioè è pensiero, perché quant'anche si ingannasse sul suo pensare, non potrebbe non essere lì ad ingannarsi. E questo appunto è il punto di partenza della parte construens della filosofia cartesiana. Bene, e vediamo dove e come Cartesio riesce in qualche modo a riedificare il sapere a partire da questa constatazione intuitiva che egli è pensiero. Egli, in quanto dubitante, è sicuramente un pensiero esistente. Bene, quindi vediamo che cosa afferma Cartesio, e soprattutto vediamo come questo essere pensiero è per Cartesio qualche cosa che è diverso dal corpo, ha, come dire, una natura completamente altra dalla dimensione corporea, da cui vedremo discendono appunto delle proprietà diverse da quelle da cui invece, diciamo, sono caratterizzati i corpi estesi. Scrive Cartesio nel discorso sul metodo, e poi, esaminando esattamente quel che ero e vedendo che potevo fingere di non aver nessun corpo e che non ci fosse modo nel luogo alcuno in cui mi trovassi, ma che non potevo fingere perciò di non esserci, e che al contrario, dal fatto stesso che pensavo di dubitare della verità delle altre cose, seguiva con assoluta evidenza e certezza che esistevo. Mentre appena avessi cessato di pensare, ancorché fosse stato vero tutto il resto di quel che avevo da sempre immaginato, non avrei avuto alcuna ragione di credere che io esistessi. Quindi l'idea è che io esisto proprio perché sto pensando, mentre di tutto il resto posso dubitare, e questo, diciamo, non incide sulla mia esistenza. Nel momento in cui io smetto di pensare, è lì che perdo la percezione immediata e diretta della mia esistenza. Ma finché penso, ecco che ho la certezza di pensare e quindi di esistere. Da tutto ciò conobbi che ero, scrive Cartesio, una sostanza la cui essenza o natura sta solo nel pensare e che per esistere non ha bisogno di alcun luogo né dipende da qualcosa di materiale. Di modo che questo io, e cioè la mente, per cui sono quel che sono, è interamente distinta dal corpo, dal quale è anche più facile conoscersi, e non cesserebbe di essere tutto quel che è, anche se il corpo non esistesse. Ecco il punto centrale. La mente non cesserebbe di essere quello che è anche se il corpo cessasse di essere ciò che è, quindi anche se il corpo non ci fosse più. Quindi l'idea appunto del pensiero come sostanza, l'idea qui del pensiero come qualcosa che da solo, di per sé, diremmo noi, intrinsecamente è in grado di dimostrare la sua realtà. E qui abbiamo messo questa immagine, ovviamente immagine, come dire, rappresentativa, non esplicativa, dell'idea di un pensiero, di qualche cosa che da solo riesce a manifestare la sua, per così dire, la sua esistenza. Il dubbio ha quindi dimostrato che è possibile per l'io pensarsi come sostanza a prescindere dall'esistenza del corpo.
E qui appunto si inizia a, come dire, manifestare e in un certo senso a mettere in evidenza il dualismo cartesiano, cioè l'idea che esistano due dimensioni della realtà, che ci siano due elementi da mettere come fondamento di ciò che ci circonda. Bene, ovviamente questo è qualcosa di profondamente diverso da altre forme di dualismo. Pensiamo a quello platonico, che è un dualismo diverso. Perché? Perché nel dualismo platonico, per esempio, abbiamo un modello, che è il mondo delle idee, e poi abbiamo un concretizzarsi di quel modello, o quantomeno una copia di quel modello, che è il mondo delle cose. Qui invece abbiamo un dualismo nel senso che in questo contesto, nella realtà, noi abbiamo due, diremmo noi, componenti: la componente, per così dirla, mentale, da una parte, spirituale, così come si vuol dire, e dall'altra una componente materiale. E questa doppia natura che ci permette di spiegare tutto ciò che ci circonda. Quindi una visione diversa dal classico dualismo del mondo antico che voleva Platone piuttosto che altri. E questa scoperta, questa, diciamo, messa in evidenza della res cogitans, della sostanza appunto pensante come qualcosa di completamente separato, di a sé stante rispetto alla res, che è estesa, che riguarda appunto gli oggetti, è che dà a Cartesio l'opportunità di modificare, se così si vuole, la vecchia idea di anima, la vecchia idea di anima intesa come o entelechia, come forma del corpo, come vivificatrice del corpo, e di renderla invece propriamente sostanza individuale. E questa sarà una caratteristica, per esempio, gli studiosi poi della storia dell'evoluzione del concetto di anima e anche del concetto di immortalità, come per esempio Feuerbach, noteranno proprio questa novità introdotta nella filosofia moderna da Cartesio, cioè l'idea di sostanza individuale, dell'anima come sostanza individuale che scaturisce proprio dal fatto che è pensiero. Questa è sicuramente la grande conquista della filosofia cartesiana che ci riporta ancora una volta a identificare nell'individualità, nella soggettività, nel senso appunto di individuo, la nascita del pensiero moderno. Bene, e appunto da ciò vediamo che siamo giunti subito a mettere, per così dire, in evidenza i due aspetti della natura umana, i due aspetti, per così dire, che caratterizzano in modo essenziale la natura dell'uomo e quindi, come dire, la sua doppia natura. Scrive Cartesio: noi possiamo dunque avere due nozioni o idee chiare e distinte. L'una di una sostanza creata che pensa, il pensiero, e l'altra di una sostanza estesa, purché separiamo accuratamente tutti gli attributi del pensiero dagli attributi dell'estensione. Questo è il punto che appunto Cartesio marca nei suoi poi Principia di filosofia, a summa di quanto ha detto nel discorso sul metodo e nelle meditazioni metafisiche. E allora vediamo subito che cosa
sono questi attributi, cioè quali sono gli elementi che caratterizzano queste due sostanze che permettono appunto di dividerle. La prima sostanza, che è appunto il cogito e che viene intesa come res, dunque come abbiamo detto esistente, conoscibile, attraverso il suo attributo fondamentale che è il pensiero, quindi diremmo noi che qui è il pensiero che conosce se stesso. E Cartesio ecco che ci descrive quelle che sono le sue manifestazioni, ovvero gli atti che non possono non essere riferiti se non a una sostanza che pensa. E qui abbiamo appunto visto che proprio da questa distinzione di atti si vanno a caratterizzare, a non confondere tra loro le sue sostanze. Che cosa ci dice Cartesio? Leggiamo dalle Meditazioni Metafisiche. Ma che cosa dunque sono? Una cosa che pensa. E che cos'è essa? Certo, una cosa che dubita, comprende, afferma, nega, vuole, disvuole, immagina e anche percepisce. Ecco, questi vengono considerati da Cartesio gli atti della mente, gli atti che non sono in alcun modo, secondo lui, riconducibili a nient'altro se non che alla sostanza pensante, se non che alla mente, e quindi la caratterizzano. Qui abbiamo visto questa immagine di questa signora, ormai si dice tutti signora, che pensa appunto questo, quest'altro, fa, pensa, vuole, immagina, ecco tutti gli atti della mente, tutti questi fumetti che per così dire vanno appunto ad identificare l'insieme di attività che la mente fa e che, essendo le attività della mente, la qualificano anche come mente. E infatti da questo che cosa si percepisce? Che cosa si deduce? Che siccome non è possibile, per così dire, attribuire a questi atti determinate caratteristiche, ma soltanto alcune, ecco che da questi si comprende anche quelli che sono gli attributi della mente. E iniziamo. Questo significa dire che la mente vuol dire comprende, afferma, nega, vuole, disvuole, immagina, significa dire che è indivisibile, significa dire che è immateriale. Perché? Perché è immateriale, perché non vedo il comprendere, l'affermare, il negare, il volere per la strada, vedo soltanto corpi che però eseguono le conseguenze del comprendere, affermare, negare, volere, ma questo mi dice che appunto questi atti in sé sono immateriali. Incorruttibili, certo, incorruttibili, impossibile corrompere il pensiero in questo senso, il dubitare, il pensare, perché, e di conseguenza ecco che si arriva al punto, se si vuole, importante per Cartesio e per la tradizione sicuramente teologica, che vede in Cartesio una sorta di rafforzativo dell'idea di immortalità dell'anima e addirittura dell'anima individuale, perché appunto in questo modo l'anima risulta immortale. Infatti, ecco qui il punto centrale dell'argomentazione portata da Cartesio: non è possibile in modo più assoluto scomporre il pensiero, ed esso non ha nulla a che fare con la materia, non essendo materiale e non potendo essere corrotto, cioè non potendosi corrompere, è ovviamente anche eterno e immortale. Bene, quindi ci si trova di fronte a un'immagine di qualche cosa di indistruttibile. Qui abbiamo messo appunto questi quarzi, questi diamanti, a richiamare l'idea della incorruttibilità, l'idea della non possibilità di scioglimento del pensiero. Cartesio afferma che è chiaro e distinto che il corpo e la materia sono altro dal pensiero, e a questo punto però ci si incomincia a chiedere che cosa sia il corpo. Che cos'è un corpo? E per rispondere a questa domanda
vedremo che Cartesio fa una serie di considerazioni, cioè fa una serie di esperimenti mentali, tra cui all'interno di questi esperimenti troviamo il famoso esperimento della candela che Cartesio ha davanti a sé. Qui vediamo questa immagine, per così dire, di questa candela. Adesso capiremo subito anche perché abbiamo preso una candela come dire mezza sciolta, che è rimasto un poco più con mozzicone di candela, un moccolino di candela, e vedremo perché. Perché Cartesio dice: cos'è questa candela? Questa candela, nel momento in cui la osservo, è un determinato corpo fatto in un certo modo, affusolato, ha un certo odore, ha una certa consistenza, se la tocco emana un certo profumo, e questa è la caratteristica della materia, cioè tutte queste cose che io ho visto, sentito, ho odorato, queste cose sono le caratteristiche essenziali della materia. Beh, dice, non è proprio così. Infatti, quando la candela si scioglie, ecco che improvvisamente la candela mi appare in modo completamente diverso. Sentiamo che cosa dice nelle Meditazioni Metafisiche Cartesio. Forse quello che penso ora, che la cera stessa, cioè non fosse questa dolcezza del miele, né quella fragranza dei fiori, né il colore bianco, né la figura né il suono, ma un corpo che poco fa mi appariva evidente in quei modi ed ora in forma diversa. Perché in forma diversa? Ma perché appunto nel frattempo si è sciolto e quindi tutte queste cose si sono modificate. Cos'è dunque precisamente questo che immagino? Consideriamo attentamente ed eliminiamo tutto ciò che non riguarda la cera. Vediamo che quello che rimane, certo null'altro che qualcosa di esteso, flessibile e mutevole. Ecco il punto, e quindi eccoci arrivati alle caratteristiche della materia in quanto tale, esse qualcosa di esteso, flessibile e mutevole. E da qui ecco che arriviamo proprio all'identificazione della caratteristica fondamentale della res extensa. Infatti a questo punto mi è chiaro e distinto che la res extensa è caratterizzata appunto dal suo essere estesa, dalla sua estensione, la cui proprietà è quella appunto di occupare spazio. E quando diciamo questo, vediamo veramente nel profondo quello che Cartesio poi ha voluto dire nella sua fisica e nella sua idea che la sua geometria si ritrovasse nella sua fisica. Perché? Perché la geometria è il modo appunto per descrivere come la materia si colloca all'interno dello spazio fisico. Perché? Perché la materia è appunto estensione, la geometria si occupa proprio dell'estensione, dello spazio occupato dalla materia. Anzi, qui in questo caso bisogna dire di più, perché sulla base di quella che è la fisica cartesiana, spazio e materia di fatto coincidono, perché non esiste uno spazio senza materia, non c'è il vuoto, tutto è materia. Torniamo ancora a vedere che cosa afferma Cartesio nei suoi principi della filosofia. La natura della materia o del corpo, preso in generale, non consiste che in questo, che essa è una cosa dura o pesante o colorata e che tocca i nostri sensi in qualche altro modo, ma solo in questo, quindi non consiste in qualche cosa di pesante, di colorato o qualcosa che riguarda i nostri sensi, ma in solo questo, che essa è sostanza estesa in lunghezza, larghezza e profondità. Che sono appunto proprio gli elementi del luogo geometrico, la lunghezza, la larghezza e la profondità. Queste sono le vere caratteristiche per Cartesio della materia, ovvero appunto quella che fa sì che essa sia di fatto lo spazio. Qui ora scherzosamente abbiamo riproposto
la mela che, come dire, citiamo tante volte all'interno delle nostre osservazioni, perché questi autori sono stati i primi a farne oggetto di esempio. E appunto, cos'è questa mela? Beh, se io voglio veramente sapere cos'è questa mela, non dovrò dire il suo sapore, il suo colore e tutto il resto, ma dovrò dire la sua estensione, appunto, la sua profondità. E qui abbiamo messo il metro, appunto, che indica la reale, come dire, proprietà oggettiva di questo oggetto, che è appunto l'estensione. Il resto è semplicemente transitorio, e sono elementi che sono, per così dire, non intrinsechi alla materia. Bene, di questo genere sembrano, appunto, scrive Cartesio nelle Meditazioni Metafisiche, di questo genere sembrano essere la natura corporea comunemente intesa e la sua estensione. Allo stesso modo la figura delle cose estese, ed allo stesso modo la loro quantità, la loro grandezza e il loro numero, allo stesso modo il luogo nel quale si trovano, il tempo in cui durano e simili. Ecco, questi sono gli elementi fondamentali. E da ciò ecco che si può andare a definire quali sono le manifestazioni di questa sostanza, come per esempio appunto la figura e il movimento. Il moto, per la sua caratteristica, produce appunto il mutamento, e pertanto la materia sarà corruttibile e come tale anche eternamente divisibile. E qui, come dire, siamo già, per così dire, a contatto con il mondo fisico di Cartesio. Che cos'è il mondo fisico di Cartesio? Da questo passo si capisce già di che cosa è composto, da che cosa è caratterizzato, e cioè dall'estensione, la figura, evidentemente, quindi la materia che è estensione, e il movimento che è ciò che garantisce, diremmo noi, la possibilità stessa che le cose si trasformino. Noi qui abbiamo messo appunto la mela di prima, però questa volta con un morso, evidentemente c'è un qualche moto qui, morso, oppure mettiamo anche che si sia baccata da solo qualche animale, e quindi è qualche idea, l'idea del fatto che, a differenza della sostanza pensante, invece la sostanza estesa muta, può cambiare, si corrompe, appunto, cosa che non avviene appunto per la sostanza che pensa. Un richiamo, per così dire, importante che riguarda la fisica cartesiana, non perché questo non meriti una trattazione a parte, una trattazione particolare, faremo questa trattazione, c'è modo qui in queste lezioni di assaporare la trattazione specifica soprattutto sulla geometria e il cosmo di Cartesio. Però possiamo qui dare dei principi che sono generali, intanto, che riguardano l'estensione, così per chi non, diciamo, si soffermasse nell'argomento specifico e volesse avere già qui il quadro generale. L'identificazione della materia con l'estensione è di fatto la riduzione della fisica a geometria, e questa ha una serie di conseguenze. Quindi noi, Cartesio di fatto sta riducendo la fisica alla geometria. Sto citando un passo da un mio caro amico, il professor Roberto Dami, che ha scritto anni fa questo testo sui profili di filosofia della scienza, e che mi pare abbia ben riassunto attraverso queste quattro caratteristiche quello che è e rappresenta l'insieme di leggi entro le quali si muove la rex extensa e quindi la fisica cartesiana. Primo, lo spazio euclideo è infinito. Perché è infinito? Perché ovviamente tutto è estensione, quindi non ci può essere la fine dell'estensione come concetto in sé.
Lo spazio geometrico è infinitamente divisibile e perciò la materia non può essere costituita da atomi. La materia è divisibile all'infinito perché l'estensione è divisibile all'infinito, ovviamente qui non c'è vuoto e di conseguenza, non essendoci vuoto perché non esiste lo spazio in sé, come invece poi farà notare possibile Isaac Newton, ma tutto corrisponde, spazio e materia coincidono, quindi ecco che improvvisamente lo spazio e quindi la materia sono divisibili all'infinito. 3. Lo spazio è continuo, non ammette interruzioni, di conseguenza non è concepibile appunto il vuoto, quindi il vuoto non c'è perché c'è un continuo. Le qualità che attribuiamo alla materia in aggiunta all'estensione, ecco, questo è un passaggio fondamentale perché qui abbiamo una distinzione, netta in Cartesio tra quelle che sono le qualità della rex extensa, che è appunto la sua forma, la sua estensione, la sua lunghezza, la sua larghezza, che riguarda oggettivamente le cose, e tutte le altre qualità, vedete, ecco, diventano qualità soggettive. Sono soggettive tutte le altre perché lo spazio è qualitativamente indifferenziato. Quindi abbiamo il colore, il profumo, tutte queste altre cose che sono, come dire, sono proprietà che dipendono dal nostro modo di vedere le cose, dall'aggregazione delle cose, ma non sono proprietà, diremmo noi, intrinseche all'elemento materiale, alla res extensa. E ovviamente qui ormai concludiamo per non lasciare niente a mezzo, anche se abbiamo già detto altrove, la legge fondamentale di questa meccanica è quella secondo cui la quantità di moto è costante, conseguentemente un concetto come quello di forza scomparisce inghiottito da quello di quantità di moto, il che rende impossibile concepire l'azione di una forza attrattiva o repulsiva come la gravitazione o il magnetismo, che esercitano invece il loro effetto su corpi distanti. E quindi, coerentemente, Cartesio nega la possibilità dell'azione a distanza, il vuoto e gli atomi. Ecco questi elementi che sono alla base appunto poi della descrizione che il mondo che Cartesio fa del suo mondo in virtù del concetto di rex extensa. Res cogitans e rex extensa sono ovviamente, per quanto abbiamo detto, irriducibili l'una all'altra, cioè sono due elementi che in alcun modo possono essere tra loro separati, devono necessariamente avere due realtà distinte e non è possibile ricavare l'uno dall'altro e l'altro dall'uno, anzi questo, vedremo, pone un problema, pone il grande problema cartesiano che è quello della comunicabilità tra res cogitans e rex extensa, anche perché è innegabile, appunto come ha detto Cartesio, che in ogni uomo c'è una res cogitans e una rex extensa. Se questo può essere negato per gli animali, che possono essere concepiti come puri automi, come dice lui, oppure macchine, dove non c'è res cogitans, beh, è impossibile negare che nell'uomo invece ci siano entrambi, e quindi ecco che qui, come dire, si complica la situazione e bisogna, come dire, dar conto di questo dualismo e trovare una soluzione. Ma andiamo per gradi e vediamo che cosa ha da dire a proposito della distinzione. E leggiamo ancora una volta tra le meditazioni metafisiche, spero riusciate a leggere voi qua dietro, e ovviamente non posso mentre leggo dalla pagina non posso scorrere, ma cercheremo di fare il possibile. Scrive Cartesio nelle meditazioni metafisiche: dunque, in primo luogo, qui osservo che c'è una grande differenza tra la mente e il corpo. Secondo la sua natura, il corpo è sempre divisibile, la mente assolutamente indivisibile.
Quando la considero, oppure considero me stesso in quanto son soltanto una cosa che pensa, non posso distinguere in me nessuna parte, ma comprendo che sono una cosa del tutto unitaria ed integra. Quando io mi penso come sostanza pensante, non posso pensare questa cosa come una serie di cose divisibili. E mi penso come io, punto, come unità coscienziosa, non posso pensarmi con un pezzo di coscienza, diremmo noi. E sebbene la mente tutta quanta sembri essere unita a tutto il corpo, anche se viene tolto un piede o un braccio o qualsiasi altra parte del corpo, capisco che non è stato perciò tolto nulla alla mia mente. E questo è molto interessante perché in effetti apparentemente Cartesio ha ragione, perché se io mi tolgo un braccio in effetti non è stato tolto nulla alla mia mente, però forse qui Cartesio ha fatto un'osservazione un po' sbrigativa, perché come noteranno poi più avanti i filosofi, i fisiologi della percezione, in realtà quando ci si toglie qualcosa di corporeo anche la nostra percezione, cioè il modo di intendere le cose, cambia. Però per il momento accettiamo questa analisi cartesiana. Neanche, e prosegue appunto, non è stato vero, e neanche le facoltà di volere, sentire e comprendere eccetera possono essere dette parti di essa, perché è una medesima la mente che vuole, che sente, che comprende. Quindi questi non sono atti separati, ma fanno tutti parte dell'unità delle mente. Al contrario, nessuna cosa corporea o estesa può essere da me pensata che non si possa dividere in parti col pensiero. Cioè, col pensiero si può dividere tutto. Questa era una cosa che aveva ipotizzato, vi ricorderete, lo stesso Zenone, che appunto immaginava che tra le due cose ce n'era sempre una nel mezzo, che una cosa poteva essere sempre divisa in due e che un corpo era composto da parti che a loro volta potevano essere tagliate in infinite parti e che io non comprenda come divisibili. E questa sola notazione, se non la sapessi già in modo abbastanza chiaro da un'altra fonte, basterebbe a insegnarmi che la mente è completamente diversa dal corpo. Questo discorso della divisibilità già di per sé è sufficiente ad confermare che si sta trattando di due cose completamente diverse l'una dall'altra. Mente e corpi sono due tipi di sostanze eterogenee tra loro. La mente è libera di pensare, mentre i corpi sono caratterizzati dal determinismo meccanicistico. Questa è una cosa estremamente interessante, ancora una volta. Qui Cartesio riconosce il libero arbitrio alla mente, la libertà di volere alla mente, e invece afferma il meccanicismo della natura estesa. E vedremo che è proprio questo meccanicismo, diciamo, caratterizzato dalle cose che dicevamo poc'anzi a proposito delle regole che determinano la rex extensa, per cui tutto ciò che avviene in virtù di una causa efficiente, cioè di una causa che mette, per così dire, in moto un altro evento e via così dicendo. Non c'è in Cartesio l'idea di un finalismo, di una qualche cosa che, per così dire, interviene a mettere a posto le cose. C'è soltanto appunto una causa efficiente che via via sposta gli eventi in successione, e tutto questo è regolato in particolar modo, come si diceva, dal movimento. Quando un corpo, appunto dice Cartesio, nella sua fisica ne incontra un altro, perde un po' di quel suo moto, ma non perché il moto viene disperso, ma perché il moto passa al corpo successivo. E questo appunto che mette in moto l'insieme delle cause. Gli animali, ovviamente, dicevamo per Cartesio, per semplificare, probabilmente Cartesio pensa questo, ma era pensiero comune, sono soltanto res extensa, quindi sono sostanzialmente delle macchine, e questo è molto interessante, perché da qui, da questa analisi meccanicistica del corpo, nasce anche, se vogliamo, l'idea futuristica poi della robotica rispetto a quella che è appunto un'immagine invece qualitativa, se si vuole, del corpo umano. Qui invece si va appunto proprio in un'immagine assolutamente meccanica, in particolar modo quella degli animali, ma quella del corpo umano non è da meno, e lo vedremo quando parleremo appunto di questa idea del corpo,
di questa idea appunto della, del meccanicismo insito a tutti i corpi estesi. E da qui ecco che appunto dicevamo il problema di stabilire la questione legata all'incontro tra queste due sostanze. E qui dobbiamo fare un salto in un'altra opera, perché qui per diciamo motivazioni esplicative non procediamo per opere, cerchiamo di dare un'immagine complessiva del pensiero di Cartesio, quindi dobbiamo incrociare, come avete visto, diverse opere. E per dar ragione della comunicabilità tra la mente e il corpo, torneremo poi sulla questione della libertà parlando appunto di Dio e delle questioni un pochino più legate alle vicende umane. Per il momento la rimandiamo, questo problema della libertà, all'esposizione successiva. Bene, dice Cartesio, com'è che queste due entità riescono a essere in qualche modo in contatto? Perché ovviamente io con la mia mente riesco a chiedere, per esempio, al mio braccio di spostarsi, no? Com'è possibile che se il pensiero è qualcosa di completamente diverso dalla rete stessa, riesca a governare il mio braccio e a dirgli di fare questo movimento e quindi di spostarci? E qui appunto dà una risposta almeno tenta una risposta che riporta nelle passioni dell'anima, dove dice: occorre pure sapere che per quanto l'anima sia congiunta a tutto il corpo, c'è tuttavia in questo qualche parte in cui essa esercita le sue funzioni in modo più specifico che in tutte le altre. Quindi deve esserci un luogo dove l'anima riesce a esercitare le sue funzioni, in un certo senso trasmetterle a tutto il resto. E si crede comunemente che tale parte sia il cervello, forse il cuore. Il cervello perché con esso sono collegati gli organi di senso, il cuore perché ci sembra di sentire in esso le passioni. Dice Cartesio, ma esaminando la cosa con cura mi sembra di aver stabilito con evidenza che la parte del corpo in cui l'anima esercita immediatamente le sue funzioni non è affatto il cuore e nemmeno tutto il cervello, perché appunto l'anima non coincide col cuore né tantomeno con tutto il cervello, ma solo la parte più interna di questo, eccola qua, qui dietro disegnata, che è una certa ghiandola molto piccola, situata in mezzo alla sua sostanza e sospesa sopra il condotto attraverso cui gli spiriti della cavità anteriori comunicano con quelli delle posteriori, in modo tale che i suoi più lievi movimenti possono mutare molto il corso, possono mutare molto il corso degli spiriti, mentre inversamente i minimi mutamenti del corso degli spiriti possono portare grandi cambiamenti nei movimenti di questa ghiandola. E questa è appunto l'idea di Cartesio. L'idea di Cartesio è che vi sia la ghiandola, questa ghiandola qui, che è appunto la ghiandola pineale, dove si, in un certo senso, si mettono in relazione il corpo, la rex extensa con la res cogitans. Da questo punto qui noi possiamo parlare di interazione fra le due sostanze che rimangono distinte. Qui appunto ghiandola pineale, o come appunto era denominata in termine medico, è l'epifisi, va bene? D'accordo, e questa ghiandola un po' speciale che anche poi nella letteratura ha avuto un'importanza notevole. Quando la rex extensa del corpo umano entra in contatto con quella estesa, ecco che attraverso gli organi di senso si produce in essi un mutamento che produce appunto un movimento, come abbiamo visto dalle parole di Cartesio, che viene trasmesso sempre in forma motoria appunto alla ghiandola pineale, la quale per così dire scuote, vedete, fa un movimento degli spiriti
della res cogitans, va bene? Così da garantire la comunicazione tra queste due sostanze completamente eterogenee. Quando la res cogitans vuole compiere un'azione, a sua volta fa lo stesso, scuote la ghiandola che trasmette questo movimento al corpo per realizzarla. E qui vediamo l'ultimo passo, appunto, di Cartesio, che nelle meditazioni, appunto, metafisiche, leggiamo che comprendo che la mente non è condizionata immediatamente da tutte le parti del corpo, ma soltanto dal cervello, o forse da una piccola parte di esso, che è appunto la ghiandola pineale, cioè da quella in cui si dice che vi sia il senso comune. Questa, ogni volta che è disposta allo stesso modo, fa sentire le stesse cose alla mente, anche se tuttavia le altre parti del corpo possono essere disposte in modi diversi tra loro, come provano innumerevoli esperienze che non c'è bisogno qui di passare in rassegna. Qui ancora vede Cartesio deve identificare questa ghiandola, che poi invece, appunto, sulle passioni dell'anima riesce a identificare con la ghiandola pineale. Bene, ci lasciamo ancora una volta con l'immagine della ghiandola pineale, che è appunto il luogo d'incontro della res cogitans e della res estensa. Grazie e arrivederci.